una scrittrice che per me è stata una rivelazione. Ne avevo già sentito parlare bene, ma non pensavo che mi piacesse così tanto, e cioè Elena Ferrante. Se mi seguite su social network, probabilmente me ne avete già sentito parlare abbastanza spesso, perché la sua trilogia, cioè la trilogia dell'Amica Geniale, mi ha tenuta veramente incollata alle pagine. Lo so che è un'espressione che si usa ormai spessissimo per tanti libri, però in sostanza questa trilogia mi ha catturato come una ragnatela, e per me è stato impossibile uscirne. In realtà devo correggermi subito, perché non è più una trilogia, era stata pensata come una trilogia, ma è diventata una quadrilogia. All'inizio, quando ho finito Storie di chi fugge e di chi resta, che è l'ultimo romanzo, ho pensato: no, dai, non è possibile, una roba per allungare il brodo, come il più veramente rozzo degli espedienti per vendere di più. Poi invece ho finito Storie di chi fugge e di chi resta, e come un grande classico, subito ho pensato: meno male che abbiamo un altro romanzo. In realtà veramente è difficile stancarsi della scrittura della Ferrante. Comunque, appunto, ci sarà un nuovo romanzo che uscirà in autunno. Come mi è capitato altre volte di dirvi, e probabilmente sapete già da voi, Elena Ferrante in realtà è uno pseudonimo per una scrittrice che ha deciso di rimanere nell'anonimato. Quindi la sua identità trapela esclusivamente attraverso le pagine dei suoi romanzi, attraverso i suoi personaggi, e in particolare la narratrice dell'Amica Geniale si chiama appunto Elena. E ovviamente non sarà affatto un caso. La trilogia dell'Amica Geniale è la storia di un'amicizia, l'amicizia tra Elena, che appunto è la narratrice degli eventi, detta anche Lenù, e Raffaella, che in realtà non viene quasi mai chiamata così durante il romanzo, perché alterna due vezzeggiativi: o Lina, da tutti gli abitanti del quartiere, perché è ambientato in un quartiere di Napoli, oppure Lila, questo è lo speciale soprannome che le ha dato Elena. Quello che fa da perno alle vicende dell'Amica Geniale è proprio l'ambivalenza, la specularità. Infatti, loro all'inizio è un rapporto di subalternità, cioè un rapporto in cui Lila impone la sua personalità prepotentemente ed Elena non può fare a meno di subirla. Come succede spesso quando si è piccoli, perché la vicenda inizia quando le due donne sono ancora delle bambine, il bambino che ha la personalità più forte tende ad oscurare, ad eclissare la personalità dell'altro, che quindi inevitabilmente finisce per emularlo, comunque per guardarlo con ammirazione. Tant'è vero che soprattutto nel primo romanzo la personalità di Elena sembra determinarsi proprio specularmente a quella di Lila, anzi è proprio quella di Lila probabilmente a modellare, a determinare la personalità di Elena, che sembra succube, e quindi proprio per questa sua subalternità nutre nei confronti di Lila da un lato una certa ammirazione sconfinata, dall'altro però anche una sorta di invidia e anche addirittura di odio. Come mai Lila fa questo effetto? Perché non fa questo effetto solo su Elena, ma su tutti gli abitanti del quartiere, perché Lila, almeno leggendo la sua descrizione, a me subito è venuta in mente la digitale purpurea, perché è proprio di un'intelligenza cattiva. La genialità, a cui fa anche accenno al titolo, è dovuta alla sua intelligenza prodigiosa, ma anche alla sua personalità come quasi magnetica. Infatti, già da bambina mostra un coraggio incredibile, una sorta di quasi elemento indecifrabile, un elemento magico. Sono proprio questi i termini giusti da usare, perché la Ferrante la descrive se fosse un mistero, come se fosse un enigma indecifrabile. Questo elemento magico poi si accentuerà successivamente sia negli altri romanzi, in cui Lila diventa quasi sempre più distante, soprattutto nel terzo, ma accentuato soprattutto perché poi si fa accenno a questa smarginatura, un fenomeno di cui soffre Lila, che rende ancora più evidente questa sua particolarità, questa sua irrazionalità. È una sorta di senso di smarrimento molto forte. Lila lo descrive come se le figure perdessero i loro contorni, perdessero la loro forma e si scomponesse in un certo senso. Dunque non dirò nient'altro, anche perché ancora adesso questo fenomeno della smarginatura non è stato ancora chiarito. Il rapporto che c'è tra Elena e Lila poi subirà continui allontanamenti e riavvicinamenti, proprio per questa sua natura fondamentalmente insana, molesta quasi, sia dall'una che dall'altra parte, perché, come ho detto prima, all'inizio un rapporto di emulazione nei confronti
di Elena nei confronti di Lila, ma poi anche Lila nutrirà, ovviamente come è giusto che sia, perché la vita si cambia, no? Anche Lila nutrirà dell'invidia nei confronti di Elena. Comunque, il rapporto è descritto dalla Ferrante senza censure. La cosa più bella di questi libri, ed è quello che vi terrà incollati, che vi farà immedesimare nella vicenda in tutto e per tutto, e che vi incanterà, è proprio l'onestà, l'onestà brutale dei sentimenti. La scrittura della Ferrante è minuziosa, il realismo psicologico, l'analisi che si fa dei stati d'animo dei personaggi è veramente incredibile e soprattutto nitida. È stato detto spesso, infatti, che lei usi la scrittura come un bisturi, come un perfetto chirurgo, e che appunto la sua scrittura sia chirurgica in questo senso, proprio per la precisione nella descrizione degli stati d'animo. Io però non la definirei così, non perché sia errato, ecco, definirla così, ma perché nonostante sia effettivamente un realismo psicologico innegabile, soprattutto, ripeto, molto minuzioso, però conserva una sorta di magia, una sorta di personalismo che effettivamente non fa pensare proprio alla chirurgia, che è qualcosa di asettico. Quindi capisco assolutamente l'accezione in cui è usata proprio per descrivere la chiarezza espositiva della Ferrante. Però appunto secondo me il termine chirurgico non si addice benissimo, perché lascia da parte quello che è invece un elemento importantissimo della scrittura della Ferrante, cioè questa patina di mistero, questa sorta di indecifrabilità del reale. Proprio questa alternanza tra il realismo psicologico e invece questo elemento magico quasi che permea tutte le vicende, è impossibile non pensare a Elsa Morante. Vi ricordate cosa dicevo dell'Isola di Arturo? Proprio questo, che la forza della scrittura della Morante è proprio questa sintesi che tra l'altro è ben esposta nel suo primo romanzo, meglio nel titolo del suo primo romanzo, che è Menzogna e Sortilegio. Il sortilegio è qualcosa di molto importante sia nei romanzi di Elsa Morante sia nei romanzi di Elena Ferrante. Si vede che Elena Ferrante ama molto la Morante, come me d'altronde. Uno dei temi centrali nel Samorante era l'amore impossibile, l'amore non corrisposto, l'amore appunto che non si poteva mai realizzare. In Elena Ferrante invece uno dei temi principali è proprio l'amore molesto, tant'è vero che uno degli episodi più significativi dell'infanzia di Elena e Lila è proprio la follia di una donna, di un'amante abbandonata, e cioè Melina. Questo è un episodio importantissimo che poi ritornerà tantissime volte, verrà ricordato molto spesso dalle protagoniste, proprio perché ha avuto un grandissimo impatto su di loro. Melina è questa donna che è stata sedotta da un uomo sposato, che però poi ha deciso di rimanere con la famiglia e di abbandonarla. Quest'uomo era un Don Giovanni, diciamo, che poi avrà tra l'altro un ruolo nella vicenda, infatti non vi dico assolutamente chi sia. Melina arriverà appunto a compiere degli atti scellerati, degli atti folli, e non si riprenderà mai da questo abbandono, da questa perdita. Il personaggio di Melina è sempre pronto a sbucare nella narrazione sotto forma anche di ricordo, di accenno, proprio perché è un monito per le due protagoniste e soprattutto per il lettore. Ecco cosa fa l'amore. L'amore è sempre, quasi sempre molesto. D'altronde l'abbiamo visto che anche nell'amicizia tra le due protagoniste è un'altra sfaccettatura di questo grande tema, cioè dell'amore molesto, l'amore violento, l'amore che coincide spesso con l'odio o con la cattiveria. Un sentimento in qualche modo distruttivo. La cosa grandiosa della vicenda dell'amica geniale è appunto che le esistenze di Lila e Elena in realtà sono quasi ordinarie, anzi, forse sono molto ordinarie, perché in fondo la storia è quella di questo quartiere di Napoli. Il contesto poi è importante, ma ne parleremo fra poco. Comunque, questo quartiere di Napoli, dove ogni personaggio ha il suo ruolo, il suo spazio, è una sorta di epopea, ha qualcosa del mito, però in realtà, nonostante appunto Elena Ferrante dia alla narrazione questo respiro molto ampio, questa sorta di epicità anche, in realtà però le esistenze del quartiere sono molto ordinarie e poi i temi sono sempre gli stessi. In particolare Elena vedrà il quartiere anche come una sorta di trappola per la sua intelligenza, questo senso di soffocamento che la costringerà, soprattutto perché lei è molto, si impegnerà moltissimo nello studio, ad andarsene.
Quindi la storia, come vedete, è tipica di molte storie italiane, cioè restare o andarsene. È una classica storia, diciamo, del sud, ma in realtà, come ho detto prima, l'elemento irrazionale, l'elemento magico è sempre pronto a sbucare fuori. Che la descrizione della vita del quartiere, questa è la cosa più bella di Elena Ferrante, veramente più bella, non è mai paternalistica. Anche le vicende più squallide e più misere del quartiere non vengono mai definite con questa tendenza borghese a rendere in qualche modo dei bozzetti, no? Le vicende del proletariato, comunque delle persone che appartengono a classi sociali inferiori, assolutamente no. Il quartiere ha la sua forza, una forza che forse coincide anche con il personaggio di Lila, perché è una forza sotterranea, in qualche modo malvagia quasi, perché è qualcosa che ti trattiene. Infatti, quando Elena se ne andrà via dal quartiere, poi Lila agirà come una sorta di ancora, no? Cioè è lei quella che la farà tornare, quella che diciamo manterrà la sua mente al quartiere, all'infanzia. Quindi la città di Napoli, in un certo senso, è vittima di una sorta di maledizione, di sortileggio. In questo ricorda anche molto la Ortese, di cui ho letto recentemente una raccolta di racconti che è Il mare non bagna Napoli, in cui Napoli è descritta proprio con un'aria spettrale, popolata da mostri, però appunto ha una sorta di fascino quasi mortuario. E la Ferrante crea questo microcosmo dove non mancano sicuramente le violenze, sia manifeste, come ecco, un altro episodio oltre quello di Melina che impazzisce. Altro episodio importantissimo e fondamentale è quello di Don Achille, l'assassino di Don Achille, che è questo strozzino del quartiere che viene ucciso, e secondo Lila immagina questa fantasia da una donna, potrebbe essere stato ucciso da una donna, però questa rimane soprattutto una fantasia. Comunque, quindi, sia queste violenze manifeste, perché stiamo parlando dell'Italia degli anni 50 e comunque stiamo parlando di un contesto popolare, un contesto pieno di spettri del fascismo, di violenza in un certo senso, ma anche violenze culturali, violenze più subdole, come la violenza della famiglia. Infatti, ecco, uno degli episodi centrali del romanzo è proprio il fatto che Lila smetterà di studiare, perché il padre gli imporrà di andare a lavorare al calzaturificio. Ovviamente, quindi, si parla tantissimo della condizione della donna, dell'emancipazione della donna, però ecco, io non mi sento di parlare assolutamente di scrittura al femminile o cose del genere, perché no, Elena Ferrante non è definibile, secondo me, non è categorizzabile così facilmente. Anzi, la sua scrittura non cede mai al sentimentalismo, scene lacrimevoli. E la storia e la politica però rimangono spesso sullo sfondo, come in Elsa Moranti. Ricordate che cosa vi dicevo di Arturo? Vi dicevo che, a proposito, trovate qui la video recensione. Vi dicevo che la storia, la guerra in Arturo rimanevano fuori, tranne nel finale, in cui invece assumono un ruolo particolare. La stessa cosa in Elena Ferrante, però ovviamente qui la storia agisce con più prepotenza, naturalmente, perché stiamo parlando dell'Italia del dopoguerra, anni 50, 60, 70, fino agli anni 80. La storia è molto lunga, coprirà 60 anni. Però ecco, noi vediamo la storia filtrata dalle emozioni dei personaggi, cioè dagli stati interni, dai movimenti interni dei personaggi. Tant'è vero che Elena dirà spesso che lei comunque molti avvenimenti storici, soprattutto movimenti politici, non li capirà bene, però a molti temi, per esempio della lotta comunista, entreranno a far parte, verranno interiorizzati da Elena, e lei si dovrà confrontare con questi temi, soprattutto la lotta di Fabri. Ci saranno tantissimi episodi che ovviamente mettono la storia, la nostra storia, la storia d'Italia, al centro della narrazione. Ok, basta, come al solito ho parlato tantissimo, leggete Elena Ferrante, lo stile, il modo in cui mescola queste suggestioni, questi elementi magici, arrazionali, e invece il nitore della scrittura, la chiarezza della scrittura, il realismo psicologico, tutto questa miscela è assolutamente perfetta, una delle migliori scrittrici che ci sono in Italia, e è soprattutto molto celebrata anche all'estero, Elena Ferrante. Meno male, viva la buona letteratura! Leggetevela e fatemi sapere cosa ne pensate. Una piccola nota a margine: il personaggio di Nino.
cioè leggete, poi tornate a parlarmi del personaggio di Nino. Poi ci sono colpi di scena, i finali di Elena Ferrante sono pazzeschi, perché in realtà quando tu leggi il libro pensi che stia finendo, nel senso che tu senti che si sta arrivando alla conclusione, quindi sei abbastanza tranquillo. Poi ci sono le ultime due pagine in cui c'è un colpo di scena e quindi sei costretto ad iniziare il libro successivo. In realtà poi non sono neanche colpi di scena, ma sono apparizioni, nel vero senso della parola, soprattutto il secondo. Io non vedo l'ora che esca l'altro romanzo e basta, ci vediamo al prossimo video. Come al solito, grazie mille per gli iscritti e i commenti, mi date veramente grandi soddisfazioni. E ci vediamo al prossimo video e, come sempre, un bacione alla mamma. Ciao! Di subalternità. Incomprensibilità, diciamo. Incomprensibilità si può dire? Sorta di questa sorta di indecifa. Questa sorta di indecifabili. Questa sorta di indecifa... Minchia!